Gli studenti che hanno partecipato al certamen di lirica greca, svoltosi presso il liceo classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria, sono stati ricevuti dal presidente della provincia Giuseppe Raffa. Giunto alla seconda edizione, il certamen rientra nell'ambito delle celebrazioni per i 2 secoli di vita del glorioso liceo della città dello Stretto. Gli studenti provenienti da diverse città italiane, accompagnati dal preside del Campanella, Maria Rosaria Rao, e da numerosi docenti, hanno incontrato Giuseppe Raffa, presenti anche l'assessore Edoardo Lamberti Castronuovo e il consigliere provinciale Francesco Cananzi. Poter ospitare nel Palazzo della Provincia le eccellenze della cultura e soprattutto i ragazzi che all'interno dei licei classici portano avanti quella crescita culturale importante che sarà la base delle nuove generazioni è un'occasione straordinaria per ribadire i concetti forti che abbiamo sempre sostenuto, che la cultura è fondamentale per qualsiasi tipo di libertà, che la cultura, soprattutto la nostra cultura, la cultura magnogreca, rappresenta quell'elemento indispensabile che ormai fa parte del nostro patrimonio genetico, dalla quale possiamo trarne veramente giovamento e dalla quale possiamo anche trasferire agli altri ragazzi del resto d'Italia nuove opportunità e nuove riflessioni. Un certamen di greco è l'occasione, di lirica greca è l'occasione per confrontare questi ragazzi. Ci auguriamo che i nostri ragazzi, soprattutto quelli del liceo classico Tommaso Campanella, possano primeggiare in questa competizione che è straordinaria proprio per il taglio culturale che è stato dato. Questa edizione del certamen vuole davvero difendere quelli che sono i valori della civiltà classica. Premiamo intanto le eccellenze, sono presenti ragazzi provenienti dalle varie regioni, dalla Toscana, dalla Puglia, dalla Campania, dalla Sicilia, dalla Calabria, tantissime regioni. La cultura classica va difesa e alle istituzioni noi chiediamo, perché quando parliamo di cultura classica parliamo delle nostre radici, parliamo dei valori della nostra civiltà, parliamo della libertà di pensiero, dell'integrità della fisica, parliamo del valore della famiglia, parliamo del rispetto dello Stato regolato da leggi che trovano le loro radici in quella che è la cultura greco-romana e quella che è la tradizione giudaico-cristiana e rappresenta quello che è il valore dell'Unione Europea, dell'Europa e le radici dell'Europa. Sono state frutto di sofferenza e noi vogliamo ricordare le nostre radici, ma ricordarle perché si possa rafforzare la nostra identità.